Ciao ragazzi, come va? Spero al meglio, visto che questa fase 2 ci sta portando, non dico delle sorprese, ma delle cose che... Sicuramente andremo un po' nello specifico di questa idea, trattando degli argomenti che conoscete già benissimo. Di sicuro non sarò il Mentana che vi dirà le notizie dell'ultimo momento. Ci saranno dei punti che partiranno dalle cose che mi fanno incavolare di meno a quelle che mi fanno incavolare di più. La prima cosa è il bonus per i liberi professionisti e non solo, il bonus 600. Beh, sono contento che molti dei miei amici hanno usufruito di questa cosa e hanno avuto un piccolo aiuto per affrontare magari delle tasse. Beh, io faccio parte di quegli sfortunati che ancora non ha visto neanche un euro. E questo sì, causa un'estrema reazione. Ma date fanculo! Fino a qualche giorno fa si vedevano i commercianti, i liberi professionisti, poco soddisfatti della velocità di riapertura dei locali, quindi la reazione quale poteva essere? Mi sono rotto i coglioni! Giustamente simile alla mia. E non è tanto il bonus che non arriva, i locali che aprono in ritardo, perché i sacrifici è giusto farli visto il caso. Le cose che mi fanno perdere la pazienza, anzi, le cose che mi fanno davvero incazzare, sono queste. Dopo solo qualche giorno dall'inizio della fase 2 c'è l'innalzamento dei casi di positività, una cosa che sicuramente era già prevista, ma che poteva essere evitata o quantomeno ammorbidita. Come? Vi faccio un elenco di comportamenti che ho visto in questi giorni con i miei occhi e ve lo metterò in ordine di gravità. È arrivato il momento dell'elenco in ordine di incazzatura. I chiacchieroni distratti sono quelle persone che vanno in giro con la mascherina solo sotto il mento ma continuano a chiacchierare camminando e incrociando tutte le persone che vogliono senza tirare su la mascherina. I fumatori incalliti. Non c'è molto da dire sulla modalità. È la stessa tecnica dei chiacchieroni, solo con la sigaretta. Gli sputatori. Oltre al fatto che è un po' uno schifo vedere la gente che sputa per terra, non vedo cosa mai ti può andare in gola con una mascherina davanti, tanto da abbassarla e sputare. Soprattutto se c'è gente che sta quasi per incrociare il tuo cammino. Gli starnutatori. Ecco, questi cominciano davvero a farmi incazzare in una maniera pazzesca. Hai una mascherina apposta per non far fuoriuscire i liquidi e i vapori e tu starnuti abbassandoti la mascherina? Allora sei uno stronzo. Gli ultimi sono quelli che mi fanno imbestialire di più. Le passeggiate sui marciapiedi senza mascherina. Prima o poi incrociate qualcuno. Non vi sentite dei deficienti? Che non sia offensivo. Naturalmente ogni provincia, ogni regione avrà una sua percentuale di... Ha messo la merda! E di... Ma in generale penso che in Italia sia sempre difficile affrontare delle cose con la classica unione che fa la forza. E succede che se abbiamo delle idee diverse, c'è sempre qualcuno che non porta rispetto all'altro. Nemmeno se è una normativa ad indicartelo, seppur temporanea. Ma forse sono io quell'esagerato. Quindi mi piacerebbe avere un vostro parere. Commentate, scambiamo un po' di idee, magari... Sono io quell'intorto. Con questa vi saluto, sono felice che abbiate visto il mio video, spero che vi iscriviate al canale, che mettete un like o un dislike anche se non vi è piaciuto. A me frega del vostro giudizio e migliorare sempre di più le mie esperienze con questi video. Buona giornata e buona fase 2.